Questa volta siamo qua per un motivo ben preciso, che è quello che riguarda il defibrillatore. Il defibrillatore vi è stato donato, ecco, dalla diaspora di Milano, e lo si è fatto anche in nome, diciamo, del compianto Franco Mascaro. Il defibrillatore era molto importante. Sì, il defibrillatore era molto importante. Sappiamo tutti che può fare la differenza tra la vita e la morte. Questo ci è stato donato dall'associazione Piccilini a Milano Diaspora, con la grandissima collaborazione e mediazione di Bruno Pace, e ci hanno chiesto anche di ricordare Franco Mascaro, che è deceduto per arresto cardiaco. Qua abbiamo il fratello, la sorella, il nostro medico Pietro Gherardi, e ringraziamo anche la farmacia Rocca, che stamattina, senza farla apposta, ci ha omaggiato all'ambulanza di un dispositivo per misurare anche il diabete. Logicamente non possiamo non ricordare i due donatori dell'ambulanza ai cittadini di Petilia, che è Graziano Carvelli e il geometra Salvatore Daniele. Li ringraziamo sempre, Petilia li ringrazierà infinitamente. Diciamo che uno dei mezzi più importanti che un'ambulanza deve avere, perché col defibrillatore, come ha detto prima Mario, puoi fare una differenza molto, molto elevata, insomma, puoi salvare una persona, già salvare una vita è molto importante. Io ringrazio pubblicamente, ti ringrazio per avermene dato modo, l'Associazione Diaspora di Milano, che, come diceva Mario, ha voluto che questo defibrillatore fosse omaggiato Franco Mascaro, amico d'infanzia, purtroppo deceduto. E noi questa ambulanza la stiamo allestendo con tutti, diciamo, i mezzi medici più importanti, come l'ambo, come il defibrillatore. Adesso ci manca ancora qualche cosa, però siamo quasi alla fine, stiamo quasi arrivando. E può essere utile per il paese, perché questa ambulanza verrà posta qui nella città di Petilia Policastro e al servizio sempre del comune di Petilia Policastro. Quando possiamo, perché non possiamo fare H24, però quando possiamo siamo a disposizione della popolazione. Sì, da parte mia, della nostra famiglia, ringraziamo Diaspora Petilia di Milano e soprattutto Bruno Pace, che ha avuto parte tutto da lui, e questo bel pensiero per nostro fratello, il caro Franco. Per ricordare Franco, che comunque è stato un emblema per Petilia, lo ricorderanno parecchi, lo ricorderanno, è stata una mancanza per tutti, non solo per noi familiari, ma anche per tutta Petilia, ne parlano tutti bene, quindi... Manca ancora qualcosa? Sì, manca ancora il monitor ECG, che è importante per il medico monitorare fino all'arrivo dei soccorsi più avanzati, può dare informazioni buone, precise e importantissime. E poi pian piano quello che serve sono cose piccole. Allora possiamo bussare a qualche altra diaspora, va bene? Senz'altro, ok, va bene, ok, grazie. Grazie. Grazie.